Ah, 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 veloce, è dietro, è tanto tanto dietro, è tantissimamente dietro. Ok, usa le rocce, usa le rocce, usa le rocce. Perfetto, lo sto riuscendo a fregare. No, oh, però è tanto vicino. Oh, però è tanto vicino. Salve a tutti, sono Delon Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved. E là dietro c'è un sarco, quindi facciamo la intro abbastanza in fretta. Ok, siamo ancora una volta sulla mod che ci aggiunge un bel po' di creature, dinosauri. Ah, ti giuro, già i serpenti. E come potete notare, sì, siamo vicino alla palude, perché a quanto pare hanno aggiornato ulteriormente la mod aggiungendo... Ti vedo, schifoto maletto rompiballe. Ma porca di quella iperporca, subito i serpenti. Neanche iniziato l'episodio, già i serpenti che mi seguono. Guardalo, guardalo. Dicevo, hanno aggiunto praticamente un bel po' di creature. Hanno aggiunto praticamente un ippopotamo che dice, vabbè, che cosa sarà mai? Ecco, in acqua non è tanto veloce, ma fuori dall'acqua diventa un avversario temibilissimo. C'è di sicuro quel gigantesco coccodrillo e onestamente ho paura ad aggirarmi adesso. E c'è anche un temibile serpente, uno dei più velenosi al mondo. Dicono che addirittura potrebbe buttare giù un titanosauro. Ecco, non vi ho già detto tutto, porca di quella porca. Se ci piglia praticamente è finita. E se ho capito bene, nelle foreste da quella parte c'è una specie di Tyrannosaurus Rex, ma qualcosa ancora di più grande. Quindi ci andremo a dare un'occhiata, non so se riusciremo ovviamente a buttarlo giù. Buono, senza ulteriori indugi, direi di immergerci nella palude. Beh, mi sono portato via la Killobetor, perché come avete visto negli scorsi episodi si è dimostrato una valida giunta e un ottimo alleato. Ed è anche bello veloce. Quindi di sicuro mi saprà difendere egregiamente da tutti gli schifi che popolano sto posto. Guarda, dovunque, c'è schifi dovunque. Ah, Dilo, i due Dilo appostati ad Kazum lì. Così, vabbè, contenti loro. Dobbiamo stare attenti perché in questo posto i pericoli si annidano dovunque. La madonna, le ciccioline contro gli spinosauri. Guarda che orda di ciccioline. Ma dimmi te, vabbè, io lascio signore. Ah, non è uno spinosauro, è quel nuovo, è quella nuova creatura che hanno aggiunto. Aspetta un secondo, è una specie di spinosauro, ma è molto più pericoloso. Porco cane, 2 secondi che devo inquadrare le creature. Abbiate pazienza, mi attaccano gli stronzi dell'uoco. Eccoli, l'Oxalaia si chiama. Porco cane, faccio fin fatica a inquadrarlo. Guardate quanto cavolo è grande. Ok, quello magari non ce lo catturiamo perché è tanto tanto grande. Lo guardo con timore dalla distanza, mi allontano e lascio i signori a divertirsi. No, guarda il caprosucus che ha tentato di disarcionarmi. Ah, ho visto una roba che si avvicinava. Maledetto rompicoglioni. Mi fate sempre prendere i peggio colpi quando siamo qua nelle paludi. Dove è andato? Dove è andato? Sta attaccando il 3G? No, è in fuga. È in fuga. Ha fatto incazzare la signora cicciolina. Ciao ciao caprosucus, mi sa che fai una brutta fine. Abbiamo trovato i nuovi... Ah, ma sono mini ippopotami. Sono ippopotami nani. Oh, ok, questa non la sapevo. Aspetta, non dovrebbero essere aggressivi. A Killobetor non te li ciucciare subito, cortesemente. Guardali. Non m'attaccare, non m'attaccare, stai tranquillo. Ma che faccia da culo che c'è. Oh, qua ci si fanno le peggio grigliate. Oh, ed è anche un livello 112. Vabbè, non mi dire che spawnano tutti di livello alto. Vediamo un po', livello 91. E non è male, se ho capito bene sono cazzosetti però. Aspetta che faccio una prova, lo attacco tipo dalla iperdistanza. Forse l'ho pigliato. Guarda che veloce che non è! Guarda che veloce che non è! Oh, stai calmo! Guarda come morde! Oh, Ciccio, Ciccio, datti una calmata! Ciccio, datti una calmata! È ipercazzato con la vita! Ah, si sono alleati! Si sono alleati, porca di quella porca, guarda che roba! Killobetor, mi dai una manina! Mi stanno sbranando gli ippopotami! Mini ippopotami, peraltro! Guarda Killobetor, si sta cibando delle rocane. Ah, aiuto Achillo! Achillo, ho le mosche che incazzate con la vita! Mi dai una mano? C'è il mio DDT vivente. Ok, sto uccidendo tutte le meganeure. Benissimo. Guarda quante! Guarda quante! Scusa, Ciccio, mi dai la mano! Ok, ho fatto le big stragi. Porco cane, ma hanno aumentato la quantità di mosche. Una roba incredibile. Guarda lui come se le ciba di tutte. Avete visto gli ippopotami nano incazzati con la vita loro? No, avevo capito che fossero veloci. Ma che ti sono gli Schumacher della palude? Porca di quella porca, tutti i cicciottelli, ma cazzo, 70.000 km orari. Però adesso ne voglio catturare uno. Spec che vedo un signore laggiù. No, non uscirmi dall'acqua, c'ho paura. C'ho paura, iperveloce. A ciccioli, rotti i coglioni, ogni volta che ho da fare una ripresa. E già, mi è difficile prendere la mina. Oh, l'ho preso. Veloce, Gisualda, ricarica che il signore sta arrivando molto veloce, veloce, tanto veloce. Stati buono che ti attacca il ciccio dopo. Ermo! Ok, l'ho preso. Ciccioli, hai rotto i coglioni, te dalle dalle palle. Fuori dai coglioni. Cicciolina, hai rotto le balle, te l'ho già detto. Mi rovini ogni volta le riprese, quindi fuori dai maroni. Oh, sempre le piruette devono morire. Devono morire con le piruette se non attirano attenzione e non sono contenti. Allora, vediamo un po' il signore. Ma dimmi te,
E chi si aspetta che una creatura così sia letteralmente più veloce di un giaguaro? Una roba incredibile. Buono, allora io vedo di addomesticarmelo. In teoria mangia carne. Che cavolo mangia un ippopotamo? Cioè, non è che abitualmente io vado in giro con ippopotami. Ok, ok, dovrei mettermi a dieta pure io. Però, insomma, dai. Perfetto, buongiorno. No, a quanto pare è un erbivoro. Maledetto rompicoglioni. Adesso mi tocca andare a raccogliere le baccuse. No, aspetta, ne avevo un po' sulla Killobetor, che mi sta ancora facendo le peggio stragi di mosche. Killobetor, che stai a fa? Con chi litighi? Ciccio, con chi ce l'hai? No, non c'è nessuno. Ciccio? Ciccio? Non c'è nessuno. Aiuto, mi si è rincoglionito la Killobetor. No, Ciccio, datti una calmata. È impazzito lui. Ciccio, scusa, ti avevo lasciato delle baccucce quando siamo partiti. Eccole qua. Ho visto merda, qualcuno ha cacato. Ok, vediamo se almeno le baccucce me le mangi. Ah, ho trovato anche un uovo di Pasqua, tanto che giravo. Buono, le baccucce le mangia. Ok, scusi, io mi ripiglio la carne. Fa fare rumori tipo il maiale, mamma dimmi te. Ma come cazzo mangi? Guarda che roba. Ok, mi allontano e questo ti stacca anche un piede. Ok, non ci dovrebbe voler tanto da addomesticarlo, perché a quanto pare questo ingozza veramente come un porco. E dai, noi ci diamo fine addomesticamento. Ma dimmi se, piccolino, ma è un razzo lui, eh? Buono, il signore qui dovrebbe aver quasi finito. Infatti siamo al 92% di addomesticamento. Non ci è voluto onestamente tanto, eh. È veramente un pozzo senza fondo sto coso. Ed abbiamo il nostro ippopotamo nano di Cipro. Come cacchio sei arrivato da Cipro a Dark? Buongiorno. Incazzatissimo con la vita lui. Anzi, lei, buongiorno. Scusi, mi è anche un po' cicciotta, ma non si offenda. Che roba, avete visto quanto è veloce veloce? Ma dimmi te. Davvero, se vi insegue su terra è finita. È iperveloce. È perfetto per, come, trasporto sia delle persone che anche di un discreto inventario. Presumo che in acqua ovviamente sia più lento, vediamo. E beh dai, non è male neanche in acqua, non è male neanche in acqua il signorino. Hai capito lui? È il lottatore di sumo della palude ho trovato. Allora, signorina, faccia una bella cosa. Lei mi aspetti qua, che se la porto nella palude il primo coccodrillo barra sarco che passa e si fa il big banchetto. Soprattutto se troviamo... Chilometro, dove cavolo sei? Eccoti qua. Dicevo, soprattutto se troviamo il mega coccodrillone gigante, che col culo che mi ritrovo sappiamo tutti che finirò nelle sue fauci prima o poi. Ma più che altro quello che mi spaventa è effettivamente quella specie di serpente. Se ho capito bene, letteralmente vi può stendere in pochissimi colpi, quindi lo dovremo attaccare dalla big distanza. Ah! Madonna, il caprosuchus mi ha pigliato al volo! Guarda che volo che mi ha fatto fare! Ma maledetto rompicoglioni d'un caprosuchus! Oh, sono in mezzo alla palude! Aiuto! Aiuto! Ciccio! Ciccio! A Killobetor, un aiutino veloce veloce! Porca di quella porca, Ciccio, vieni a darmi una mano! Aiuto, aiuto. Non stare a combattere contro il sarco della minchia e devi stracciare le palle proprio adesso. Ho visto il sarco morire malo malo. Killobetor, aiutino, aiutino. Iboa, Killobetor, fuori dalle maroni. Oh mio Dio, è laggiù c'è il coccodrillone gigante. Guarda che bestia che non è. Perché mi stai seguendo tre quarti della popolazione locale di stronzi? Il bastardo di coccodrillino tascabile. Ma dimmi te, ma ha fatto piare un peggio colpo e mi ha portato tre quarti di palude più in là. Ok, ma quello che mi preoccupa... Guarda quanto è grande! No, vabbè, è gigantescamente abnorme! Guarda che bestia, se la sta prendendo con i cosi! Con i Dimorphodon! Ah, porco cane del serpente che deve stracciare la minchia! Sto usando il binocolo, un po' di rispetto quando uso il binocolo, porca di quelli per porca! Perché non mi attacchi da dietro all'improvviso? No, ci muori quando hai un secondo! E che era il paradiso del titano boa, ma dimmi te! Beh, almeno abbiamo recuperato un po' di primate, niente male! No, è che quando sento rumore di serpente ho sempre paura che sia quella specie di nuova vipera pericolosissima. Wow! Ho visto una cosa passare alla velocità della luce! Porca di quella porca! Ok, facciamo una bella cosa. Io l'attacco, no, Ciccio, mi devi abbassare la testa. Non riesco a mirare col tuo cavolo di testone davanti, ma porca di quelli per porca. Facciamo così, mi stai un attimino di lato e io attacco il purs qualcosa, si chiama purs qualcosa. Oh, l'ho preso? Mi sa che l'ho preso. Sì, a giudicare dal fatto che mi sta puntando, direi sì. Per fortuna che è lento a schifo. Almeno quello è un vantaggio. Ah, presumo che in acqua sia molto più pericoloso. Madò è grande. Madò è tanto 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 grande. Non compro niente, lo stracci la minchia. Aiuto, aiuto. Ok, ok, l'abbiamo colpito parecchie volte. Quindi si sta già allontanando. Ah no, sta attaccando altre genti a quanto pare. Punta altre prede. Merda, merda. Per fortuna che fuori dall'acqua è iperlento. Questo è un buon vantaggio per noi. Dovremmo riuscire a stenderlo senza eccessivi problemi. No, signor Purusauro, come cavolo si chiama, stia buono. Stia buono, non mi attacchi. Aspetta, sta fuggendo. Forse ci va di culo. Per fortuna che è uscito dall'acqua. L'avessimo incontrato in acqua, saremmo probabilmente morti malo malo, eh. Dilo, dilo, fatti i cazzi tuoi che il Purusauro è mio, lei, come cazzo si chiama. Guarda che mi sta scappando in culo al mondo, porco cane. Non mi... Stia fermo in un angolino. Porco cane, e le ho sparato 70.000 colpi.
Quanto cavolo è resistente. Ok, forse l'ho steso. Ok, l'ho steso, perfetto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Però siamo in una zona bruttissima. Siamo in una zona tanto brutta. Porco cane, guarda che bestione non ci siamo presi. Che poi voglio dire, non assomiglia tipo al coccodrillo di Capitan Uncino, quello gigantesco. Ma che bestia! Fantastico, fantastico. Ciccio, aspetta, tu devi aver raccattato anche un po' di primate. Vediamo molto volentieri, signori. Guarda carne che ha raccolto in giro. A Ciccio Lime, stai a far tremare tutta la telecamera. Ti piglia calci in culo appena possibile, Ok, vediamo. Ciccio serpente! Ciccio serpente, dammi una mano! Ciccio serpente, dammi una mano! Cosa farai senza quel ciccio? Mi sta proteggendo meglio del miglior guardia del corpo, ma dimmi se... Ok, mangia tutto. Vedete che sto coso si sveglia anche abbastanza in fretta. Dobbiamo tenerlo bello addormentato con le biotossine. Bisogna stare molto attenti. Ok, vedo che si sta nutrendo molto bene. E il nostro carbone Achillobetor ci dovrebbe difendere. Ok, allora io dovrei anche aver raccattato un bel po' di risorse che ci serviranno eventualmente anche per il resto degli addomesticamenti. Siamo anche abbastanza lontani dalla palude, quantomeno qualunque minaccia dovremmo riuscire a vederla. C'è una bella cosa, io tipo mi rifugio qua. Quindi se ci sono serpenti in giro dovrei riuscire a vederli con un attimino d'anticipo, si sa mai. Lo schifo. Che poi la rottura di balle è che siamo anche tanto vicini alle montagne, perciò la Gisualda c'ha sempre freddo. Che piaga che è la Gisualda. A Ciccio lì, e deve venire qua a rompere i coglioni per forza, Vediamo se abbiamo ancora un po' di primate per il signore. Si sta domesticando alla velocità della luce grazie a tutta la primate che ci ha procurato la Achillobetor. Una cosa incredibile. Però veramente si sveglia troppo in fretta. Porco cane, bisogna sempre stargli attaccati al culo. Cicciolina, appena si sveglia il signor Big Coccodrillo qua, ti insegno io a venire a stracciare le balle alle genti che stanno registrando per i big canali di YouTube. Ok, abbiamo il Purusaurus. Non me lo ricorderò mai nella vita. Come al solito i nomi li scegliete nei commenti voi. Porca dico, mo la faccio fuori, ma ha stracciato la micchia. Ti posso cavalcare? La madò, ti posso cavalcare. Ok, sei lento a schifo. Ma guarda che bestia, c'è un angolo di curvatura un po' del cavolo. Però diciamo che dovrebbe fare i sonori culi, Aspetta un attimo, lo testiamo subito sulla signora Cicciolina. Scusi, anche lui fa danno da sanguinamento. Il che vuol dire che la preda non dovrebbe essere in grado di fuggire. Anzi, sarà abbastanza rallentata. Guarda la Cicciolina come ci muore. E raccoglie anche un bel po' di risorse. Non male. Guardate il primate che ha raccolto. Ne ha raccolta una quantità incredibile. Certo, sulla terraferma è lentissimo. Presumo che in acqua sia tanto più veloce. Guarda che bestia! È gigantesco! Achillobetor, Ciccio, tu vieni con noi? Ok, ora ci seguirà. No, davvero, se devo procurarmi un po' di risorse più futuri addomesticamenti, questo signorino qua ci risparmierà un bel po' il lavoro. Poi con l'Achillobetor che abbiamo anche di supporto, la missione sarà molto più semplice, anche se la cicciolina ci muore malo. Ero sempre con stile, Questo è un dinosauro che anche nella morte riesce ad avere molto stile, siamo onesti. Ed è talmente potente che l'unica cosa che gli aumenterei è la velocità di movimento. Aspetta, una delle nuove creature. Dovrebbe essere quella specie di scarabeo gigante. Guardalo lui, è tanto grande. Allora, non lo catturiamo in questo episodio, perché se ricordo bene ha ancora qualche problemino. Però gli do giusto un'occhiata veloce. Scusi, e lei mi aspetti qua. Guarda che bestia. È gigantesco, se ho capito bene dovrebbe anche svolicchiare. E tanto... No, Ciccio, non andare a rompere i coglioni al mio coccodrillone, cortesemente, che già è incazzato con la vita di suo. Guarda che bestione. No, davvero, level appare con questa è una cavolata. Basta attaccare un bel gruppo di cicciolina e la missione è completata, in men che non si dica. Guarda. E ci vai giù tanto, ci vai giù. Oh, si stanno allenando tra di loro, ma le trompi coglioni. Oh no, i Dimorphodon ce l'hanno con noi. I Dimorphodon no, che poi una rottura di balle. Avete visto negli scorsi episodi quando attaccano in gruppo letteralmente è finita. Achillobetor, ci dai una manina che sono i Dimorphodon che stracciano le balle. Grazie, Ciccio. Wow, che volo non ha fatto? È partito letteralmente per lo spazio. E ok, dai, allora io continuo il nostro viaggetto all'interno della palude. Ci manca praticamente quella specie di gigantesca e pericolosissima vipera. Guarda il Dimorphodon che attacca. No, si è placato. Per un secondo temevo accadesse come alcuni episodi fa. Dicevo, cerco la vipera e poi partiamo alla ricerca di quel gigantesco, quella specie di tirannosauro che a quanto pare abbiamo aggiunto. Dovrebbe essere tipo simile a quello che c'era su Jurassic Park, se ho capito bene, Ok, ho voglia di fare un esperimento idiota. Che ne dite di una bella garetta fra l'ippopotamo e un bel gigantosauro? Perché no? L'abbiamo fatta l'altra volta con l'unicorno. A questo punto perché dobbiamo fare discriminazione con l'ippopotamo? Madò quanto sei grosso. Aspetta che attiro la sua attenzione. O anche no. Direi che la sua attenzione è già stata attirata abbastanza. Gli ho sparato, ma mi sa che non si è accorto.
Ah no, sta attaccando le agenti del luogo. Un attimino distratto dalle agenti del luogo. Scusi, le va di fare una garetta illegale molto preistorica? Lo prendo come un missa proprio di sire fughe. Ah, 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 ah. Corri, corri, corri che è tanto vicino. Corri che è tanto vicino. Ah. Ok, dobbiamo usare gli alberi. Dobbiamo usare gli alberi per allentarlo. Porco cane, porco cane. Porco cane, quanto è grande. Ah. Ok, è stata una pessima idea. Usiamo le ciccioline. Usiamo le ciccioline per distrarlo. Ha funzionato? Sì, sì, ha funzionato. Porco cacchio. Io ho le mie idee stupide. Oh, mi sa che la cicciolina ci è caduta tanto tanto. Sì. Forse attacca ancora noi. No, 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 stai attaccando gli scarabei giganti. Oh, porco cacchio. Li sta trucidando malo malo. Oh mio Dio, quello scarabeo è morto tanto tanto malissimo. Ah, come cacchio è morto. Guarda che tutte le mosche che gli vanno addorno. Che schifo. Ok, si è ricordato di noi. Ok, si è ricordato di noi. No, ok, wow. Ho visto una roba volare. Mi sa che ha attaccato un rospode tipo volato 80.000 km all'ora. Aiuto, aiuto, attacca il mammut, attacca il mammut. Guarda, sta trucidando tutti. Tutti sta trucidando lui. Oh, mi tocca tenermi a debita distanza. E ha trucidato un altro mammut. Ciccio, ti dai una placata. Guarda, passa da una preda a quell'altra. Ma dimmi te. Guarda, tutti sta trucidando. Un mammut l'ha fatto fuori, se l'è divorato. Oh, ma quanto magna sto coso. Pensa che anche quanto caga, è quello il problema. Ah, ti sei bloccato sull'albero. Non si è bloccato sull'albero. Non si è decisamente bloccato sull'albero. Ricomincia la fuga. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, ok, devo usare di nuovo gli alberi a mio vantaggio. Ah, 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 veloce. È dietro, è tanto tanto dietro. È tantissimamente dietro. Ah, ok, usa le rocce, usa le rocce, usa le rocce. Perfetto, lo sto riuscendo a fregare. No, oh, però è tanto vicino. Oh, però è tanto vicino. Ah. Ok, 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 la palude è il mio rifugio perfetto. Non può arrivare così nella palude. Di certo ci sta provando. Di certo ci sta provando tanto 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 tanto. Ah, ok, l'acqua lo sta rallentando. Ma neanche troppo. Ok, pare che sia distratto con gli altri signori. Ci è andata anche di per culo. E io ci serpenti che mi attaccano. No, che sto coso non si può neanche difendere praticamente. E ok, dai, direi di lasciare il signore a divertirsi. A quanto pare ha trovato degli amichetti con nuovi con cui fare conoscenza. Ok. Di certo la popolazione del luogo si incazzerà un attimino con me, eh. Giusto un po'. Beh, almeno dai, gli ho portato un nuovo amico con cui giocare. Non stiamo a lamentarci, su. E si conclude qui la prima parte di questo doppio pazzo episodio di Ark. Nel prossimo si va a caccia di una pericolosissima e mortale vipera, in grado di abbattere anche i T-Rex. E poi tutti a caccia di una vecchia conoscenza dei fan del primo Jurassic Park. Sì, sto bestione è una macchina da guerra, ma tranquilli, l'episodio lo rilascio nel pomeriggio, giusto il tempo di montarlo. Ma non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per continuare la serie, condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!